Sì, certo, questo quadro continua a piacermi molto. Mi piace molto e non è da oggi, è da molto tempo. Da quel periodo della vita che non è più l'infanzia e non è ancora la giovinezza, almeno col criterio d'allora. Penso che sia quello tra i 14 e i 18 anni, il periodo della vita più importante, quello in cui la personalità si forma, direi per intero. E per uno scrittore l'età in cui si mettono insieme, si inventano, si trovano le più importanti immagini, i più importanti simboli, tutto ciò che costituirà la sostanza della sua arte di dopo. Anzi, poi qualche volta si distrae, li perde di vista, ma in fondo lo scopo della vita di uno scrittore è recuperare, riprendere, ritrovare, esprimere ciò che ha pensato a quell'età. Ebbene, quella era un'età in cui io ero un figlio unico, molto solo anche. E in fondo una delle mie principali occupazioni era di buttarmi fuori, di fare dei lunghissimi giri a piedi. Andavo a vedere paesaggi, andavo a vedere colonnati di ville, poi quadri, sculture. E in questi giri, che poi in fondo si ripetevano sempre, si ripetevano con una certa monotonia tutti i giorni, giri veramente chimerici, ricerche di specie di bolle colorate, che erano appunto quadri, ville, paesaggi. Ebbene, in questi giri io quasi sempre finivo davanti ad una certa villa e davanti a questo quadro che mi incantava. Mi incantava, credo, per diverse ragioni. Forse adesso che lo rivedo ho delle ragioni più, come dire, più colte di quelle che avevo in quel momento. Per esempio, sento come ci sia qui un ponte gettato in quest'arte del Bellini, in questo quadro in modo particolare, verso quella pittura tedesca e fiamminga che a me piace in modo speciale. Mi piace in modo speciale perché è una pittura concettuale, una pittura piena di contenuti, direi, contenuti però perfettamente espressi nelle immagini, e ne ritrovo il segno in questo Bellini così pensieroso, così assorto. Bene, e poi io il Veneto l'ho sempre sentito così, come un ponte verso qualche cosa che sta al di là dei confini, con delle forti influenze nordiche e orientali. Penso che anche la letteratura veneta e anche la letteratura veneta moderna, anche la nostra, sia piena nel suo sangue, direi, di queste influenze lontane, anche nelle sue ragioni stilistiche. E io questa, qui nel Bellini, più ancora che l'Oriente, direi il Nord, questo lo sento molto, e sento molto in questo quadro quello che vi è di favoloso, di leggendario. Io sono un amante della fiaba. La fiaba per me, quando è riuscita, è forse la perfezione dell'arte. Per me certi luoghi, del resto, sono veri archetipi fiabeschi. E questo quadro è veramente una fiaba. Guardate per esempio quelle tre figure, secondo me tre angeli, benché sia discutibile se lo siano o no, ma mi piace credere che siano angeli, quelle tre figure a sinistra con degli stupendi colori vivacissimi. Ebbene, quei tre angeli, forse proprio perché sembrano sovrapposti, dipinti sopra un quadro che era già stato fatto, ebbene, proprio per questo mi piacciono, hanno qualche cosa dell'apparizione, della visione. E poi mi piace la cura minuziosa, di naturalista, con cui sono dipinte le rocce, i ciottoli in fondo al fiume. Perché mi piace questa presenza
della storia geologica in mezzo alla nostra storia umana. Credo che questa storia geologica così sia molto importante, dia il tono a tutto. Il sovrastare del paesaggio, della natura nel senso antico del termine, per me è assolutamente indispensabile perché un'opera d'arte abbia una vera attrattiva. Ho bisogno cioè di sentire, di vedere che gli episodi della nostra storia umana sono sempre rinviati ad una storia della Terra, ad una storia cosmica che è molto più importante, e questo è il mio senso del paesaggio, che ho vivissimo. Ma il paesaggio di questo quadro poi è qualche cosa di speciale, speciale intendo dire almeno per me. Si dice che questi pittori del 4, del 500 facessero dei paesaggi di maniera, colli, i castelli medievali che allora erano tutti rimasti, ma penso invece di trovarmi proprio di fronte ad uno stupendo pezzo di paesaggio veneto, il paesaggio veneto che io ero abituato a vedere si può dire tutti i giorni sui colli iberici o se mi scostavo un po' di più verso Bassano, verso Asolo o addirittura nella vicinanza delle Prealpi. Era un paesaggio allora povero, rustico, poco coltivato, eppure con un certo sfarzo naturale, dato piuttosto dal colore che dalla linea, come spruzzato di immagini d'Oriente. Per esempio i palmizi li vedevo spesso nelle mie passeggiate per il Veneto, e ce n'è uno proprio in alto sulla destra di questo quadro. Ma poi vorrei entrare in una confessione anche più stretta, se confessione non è una parola un po' troppo enfatica. Ma certamente io sono uno scrittore piuttosto monotono, monomane in un certo senso, che ha sempre avuto dei temi, delle immagini fisse, che si sono ripetuti da un libro all'altro, di cui non sono mai riuscito a liberarmi, perché mi tormentano, perché tutte le volte ritornano. Per esempio c'è una certa villa, chiamata allora Villa Margherita, che veramente mi ossessiona. Tutte le volte che parlo io vuole entrarci, vuole parlare anche lei. È la villa delle Lettere di una novizia, che sono il mio primo romanzo, ed è la villa delle Stelle Fredde, che sono l'ultimo romanzo. È un luogo, questo, che io sogno spesso. Lo sogno con dolcezza quasi ossessiva. La villa non è un'opera d'arte, anzi è di qualità mediocre, forse. Ma è entrata nella mia fantasia in modo tale che ne germina tutto ciò che invento. Il quadro è un'altra cosa, è un capolavoro. Eppure io lo sento nello stesso modo e non l'amo tanto per la sua alta qualità, ma perché mi si è stabilito dentro come un nodo che stringe molto di quello che vi è in me, di più personale. Anche la parte che ancora mi è rimasta oscura.